Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Ben trovati sugli 87,6 MHz e sul sito www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Oggi, giovedì 16 gennaio, si celebra la giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei. Sono quasi 400.000 gli abruzzesi proprietari di case che dovranno pagare la mini IMU entro il 24 gennaio e che lo potranno fare attraverso il modello F24 o con bollettini postali appositi. Si tratta di una quota pari al 40% dell'imposta dovuta a quei comuni che hanno alzato l'aliquota base oltre il 4 per mille. In Abruzzo sono 83, tra cui San Salvo, Ripa Teatina, Atessa, Lanciano, San Vito Chietino, Loreto Prutino, Silvi e Colle Corvino. La gara per l'affidamento dei servizi al trasporto pubblico locale su ferro non può essere giocata sulla pelle dei lavoratori. Lo scrivono in una nota CGIL, CISL e UIL, che intervengono sulla disdetta del contratto di servizio del 2009 e la scadenza di quello con la Sangritana. I sindacati chiedono che sia applicato il contratto collettivo nazionale dei lavoratori della mobilità, attività ferroviarie. Le tre organizzazioni chiedono che ci siano competitività e concorrenza e non tagli al costo del lavoro. Per CGIL, CISL e UIL, se alla gara non partecipasse nessuno o lo facesse una sola società, si rischierebbero ricadute peggiori del monopolio. Fumata nera la sede della provincia di Chieti nel corso di un vertice convocato ieri pomeriggio con tutte le parti sociali e gli ordini professionali del settore edile. Il protocollo d'intesa del comparto delle costruzioni, che auspica un radicale quanto sostanziale cambiamento nelle regole di aggiudicazione degli appalti, oltre a rendere più semplici i meccanismi burocratici e migliore la sicurezza negli ambienti di lavoro, non è stato sottoscritto. Per i sindacati c'è stato ostruzionismo dei datori di lavoro. Oggi in Senato si torna a discutere della mozione presentata dal senatore del Movimento 5 Stelle Gianluca Castaldi, che richiede, tra le altre cose, un impegno al governo e quindi anche al ministro dell'Ambiente per la revoca del provvedimento di accoglimento della valutazione di impatto ambientale su Ombrina Mare 2. Il senatore di Scelta Civica della Zuanna definì necessario approfondire la situazione alla luce del sistema normativo particolarmente tortuoso che si è venuto a creare. Sono stati consegnati ieri all'unità operativa di chirurgia pediatrica dell'ospedale Spirito Santo di Pescara gli oltre 800 libri raccolti per bambini durante l'11° Festival delle Letterature dell'Adriatico, svoltosi a Pescara nel novembre 2013. Ora sono circa 1300 i libri di narrativa per l'infanzia e l'adolescenza a disposizione dei piccoli degenti di chirurgia pediatrica. Vanno ad aggiungersi a quelli già contenuti nella piccola biblioteca solidale.
Riaprirà al pubblico poco prima di Pasqua e dunque a metà aprile il parcheggio di via Michelangelo a Pescara, che si trova davanti al bingo, dove da ieri mattina sono ufficialmente cominciati i lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e valorizzazione. Gli attuali 150 posti auto lasceranno il posto a 205 stalli per la sosta. Oltre a spazi verdi con alberi ad alto fusto, una nuova rete fognaria e un'illuminazione a giorno utile a garantire la sicurezza dei fruitori. Un cantiere da 111 milioni di euro che ha imposto la sua chiusura temporanea. Ed è stop al traffico da oggi sino al prossimo 26 marzo a Pescara sulla corsia lato mare del ponte di Villa Fabio per consentire la prosecuzione delle opere di realizzazione della rotatoria di connessione alla strada pendolo che sorgerà in via Terno e la realizzazione delle quattro nuove rampe di collegamento all'asse attrezzato. E il maxi cantiere aperto lo scorso aprile, un appalto da 3.449.563 euro. Se i consiglieri di centrosinistra decideranno di bloccare i lavori della prossima seduta del Consiglio Comunale per protestare contro l'avvio delle opere di riqualificazione di Corso Vittorio Emanuele, inviteremo tutta la cittadinanza a invadere in massa l'aula consiliare. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia all'Officina per l'Italia a Pescara, Armando Foschi. La processione devozionale nei costumi abruzzesi di metà Ottocento, illuminata da decine di torce, aprirà le celebrazioni dello Sant'Andoni organizzato dall'Associazione Fonte Vecchia a Borgo Case Troiano di Spoltore. Per oggi la manifestazione inizierà alle 18 con l'arrivo di uomini e donne abbigliati secondo i costumi abruzzesi del 1800 e dei Sant'Antoniari, ovvero coloro che si occuperanno di rappresentare la lotta tra Sant'Antonio e il diavolo, originariamente radunati in vere e proprie compagnie. Il percorso inizia dall'incrocio di Via Francia nel parcheggio della motorizzazione civile e oggi alle 16 ci sarà il convegno Educati dal Vangelo alla cultura del dono, relatore Monsignor Carmine Arice, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della Conferenza Episcopale Italiana. Il convegno si terrà alle 16 presso l'Aula Magna dell'Ospedale Civile di Pescara in preparazione alla giornata del malato il prossimo 11 febbraio. Sabato invece ci sarà la marcia per la pace diocesana che si terrà a Pianella con partenza alle ore 18 da via Catania. Per informazioni si può contattare la Caritas diocesana chiamandolo 085 45 10 386, ripetiamo 085 45 10 386. E invece la centesima giornata mondiale del migrante e del rifugiato sarà celebrata domenica 19 gennaio sul tema migranti e rifugiati verso un mondo migliore. Appuntamento alle ore 18 a Pescara presso la chiesa di San Pietro Apostolo con la messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne. L'iniziativa è organizzata dall'Arcidiocesi di Pescara Penne e dalla Fondazione Migrantes, organismo pastorale della CEI, in collaborazione con la comunità di Sant'Egidio. E con questo siamo giunti al meteo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono nubi sparse con temperature da 7 a 13 gradi e venti deboli. Il mare è previsto poco mosso. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Vi ricordiamo in chiusura che la nostra emittente Radio Speranza in Blu trasmette sugli 87,6 MHz su www.radiosperanzapescara.it ed è anche su Facebook, dove ci potete cercare digitale Radio Speranza. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie.
a cura della redazione giornalistica.